La direzione di Passaggi Festival e il Comitato Scientifico conferiscono a Franco Cardini il premio Passaggi dell'edizione 2023. Professore, lei è un storico del Medioevo e uno degli intellettuali europei più apprezzati e quest'anno l'undicesima edizione le conferisce il premio Passaggi con le sue vie del sapere. Di che cosa si tratta? Le vie del sapere è un tentativo di tracciare un quadro generale di come si imparava, di che cosa si imparava, quindi di come avveniva l'apprendimento, e se c'è un apprendimento c'è anche un insegnamento, di come quindi avveniva anche l'insegnamento. Non è quello delle accademie del primissimo Rinascimento, che sono figlie dirette anche loro del Medioevo. Campeggia naturalmente fra tutti, anzi campeggiano tre grandi momenti: il momento del rinnovamento carolingio, quando Carlo Magno si rende conto che bisogna rifondare il sistema delle scuole, che però in Roma era un sistema di scuole per aristocratici, era un sistema di scuole esclusive. Poi a un certo punto succede qualche cosa dopo Carlo Magno, sensibilmente dopo Carlo Magno, tre secoli dopo circa, che arriva dal mondo islamico una novità, cioè un insegnamento che non viene impartito direttamente dalla Chiesa, il che per l'Occidente è una novità, e viene impartito sul principio mercantile della vendita e dell'acquisto, cioè la cultura è una merce. Nel bazar della capitale, oltre alle stoffe, alle spezie, agli schiavi, all'oro e via discorrendo, si vendeva anche la matematica, si vendeva anche la medicina, si vendeva anche l'astronomia. E poi c'è un'ulteriore novità che è da prendere con attenzione, la novità di quando con l'umanesimo e col Rinascimento si inventa un altro modo di insegnare, di imparare e di comunicare, perché a differenza di tutti i modi precedenti, questo è un modo che non amplia lo spettro di chi impara e quindi non serve alla crescita della società, ma serve semplicemente alla concentrazione del sapere nelle mani di pochi. Il suo non è proprio un libro, lei lo definisce una guida per spiegare l'Europa attuale partendo, prendendo spunti dal Medioevo. Come ci ha trasformato la storia? Sì, io lo definisco ancora peggio quando nessuno mi sente. Dico che è, a mio avviso, una specie di Bignami, insomma. È una guida che deve ricordare per sommi capi certe cose a chi non le sa e quindi deve essere forzatamente semplice, incisiva. Ci sono delle lacune, senza dubbio. Nel suo libro guida si evince una cosa importantissima. Come in qualunque viaggio, soprattutto quello sulle vie del sapere, e il suo focus lo porta sul ritorno. Il ricordo che ha più importanza a volte dello stesso viaggio della conoscenza dell'uomo, del nuovo soprattutto. E questo è un principio antropologico, credo, incontrovertibile. Quello che i greci chiamavano il nostos, che vuol dire ritorno. Da cui viene la parola italiana nostalgia, la malattia del ritorno. Quando si parte sempre con la voglia di tornare. È la prova della necessità del viaggiare e della necessità di trarre frutto dal viaggiare quando naturalmente il viaggio è finito. Quindi noi tendiamo sempre a una meta, ma questa meta non è quella della pura andata, è quella del ritorno. Hanno ragione gli spagnoli e soprattutto gli argentini, quali hanno creato una filosofia del volver, una filosofia del ritorno, che poi ha dato frutti soprattutto nella musica, eccetera. Auguriamo un buon viaggio sulle vie del sapere a tutti, allora. Grazie a lei, professore. Grazie.